Nevermore è un progetto di ricerca europeo iniziato lo scorso 1 giugno, finanziato dal programma Horizon Europe. L'obiettivo che si propone è quello di superare l'attuale approccio di ricerca silos nella analisi e valutazione degli impatti e rischi dei cambiamenti climatici, nonché delle relazioni tra le politiche di mitigazione e adattamento. Si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi attraverso lo sviluppo di un quadro comune di valutazione integrato per appunto l'analisi, la simulazione, la modellazione e la valutazione degli impatti e rischi dei cambiamenti climatici e delle politiche. In Nevermore si svilupperanno altresì una serie di strumenti ICT che fungeranno da supporto ai decision makers per la migliore comprensione dei modelli ambientali, economici e sociali e quindi per la progettazione di politiche più efficaci, ma anche strumenti che sono pensati per altre categorie di utenti, come i cittadini e la società civile, per la creazione di una maggiore consapevolezza sui temi legati ai cambiamenti climatici, nonché per la comprensione di quelli che possono essere gli scenari futuri per le comunità locali. Le metodologie e gli strumenti di Nevermore saranno sviluppate e validate all'interno di 5 casi studio locali rappresentativi di diversi contesti socio-ecologici europei, nonché hotspot dei cambiamenti climatici, tra questi l'area dell'Arco Alpino e in particolare il Trentino. Il consorzio di Nevermore è guidato dalla Fondazione Bruno Kessler, in particolare dal Centro Digital Society, che si occuperà inoltre all'interno del progetto dello sviluppo delle metodologie di co-creazione e co-progettazione con le comunità locali dei 5 casi studio, ma sarà coinvolto anche il Centro Sustainable Energy che lavorerà di fianco alla Provincia Autonoma di Trento all'implementazione delle attività locali del caso studio Trento. Nel progetto Nevermore il pilota trentino rappresenta l'ambiente montano che è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. L'innalzamento delle temperature sta portando ad un rapido scioglimento dei ghiacciai, ad alterazioni nel ciclo dell'acqua e della neve, all'aumento di eventi estremi con conseguenze visibili sugli ecosistemi montani e sulle comunità che vi abitano. Il pilota trentino ha l'obiettivo di studiare l'impatto dei cambiamenti climatici e di trovare nuove soluzioni e strategie per l'adattamento e la mitigazione di questi cambiamenti, concentrandosi in particolar modo su due settori importanti per la provincia di Trento, l'energia e il turismo. Da un lato, il settore dell'energia, ed in particolare la produzione idroelettrica, è fortemente vincolato alla disponibilità di acqua e nei periodi di siccità entra spesso in conflitto con altri settori, come quello dell'agricolo, l'utilizzo residenziale ed il turismo. Ed il turismo, in particolar modo quello invernale, è sempre più impattato dalla variazione delle precipitazioni, dalla diminuzione delle nevicate. E necessita obbligatoriamente dell'utilizzo dell'innevamento artificiale come strategia di mitigazione, nonostante comporti l'utilizzo di notevoli quantità di energia e di acqua. Nel corso dei 4 anni di progetto lavoreremo con la provincia con l'obiettivo di mappare le esperienze di progetti sui territori che già hanno affrontato o stanno affrontando il tema del cambiamento climatico, per poi testare gli strumenti ICT sviluppati nel progetto e co-creare con gli stakeholder locali e le popolazioni nuovi modelli di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nel turismo per gestire acqua, energia e risorse naturali in maniera più sostenibile. Il ruolo della provincia consiste nel coordinare il caso studio trentino a supporto della validazione degli strumenti e dei modelli sviluppati nel progetto di ricerca. Pertanto le attività includono il coinvolgimento e l'ingaggio degli stakeholders locali nel caso studio trentino, la raccolta di informazioni sull'impatto locale dei cambiamenti climatici e sulle strategie e sulle azioni che sono già state messe in campo. Si faranno delle attività di sensibilizzazione degli stakeholders, ma anche della popolazione, dei cittadini, rispetto al tema del cambiamento climatico e dei relativi impatti su due dei settori fondamentali per la nostra economia trentina, per il nostro territorio montano, cioè il turismo e l'energia. D'altra parte,
questo è il momento di affrontare consapevolmente e con basi scientifiche strutturate questi cambiamenti, che non sono solo i cambiamenti climatici, ma sono anche cambiamenti nel modello di sviluppo del territorio, dell'offerta e dell'esperienza turistica, così come delle modalità di vivere la montagna. Si tratta infatti di cambiamenti tra loro correlati, che si influenzano reciprocamente e che vanno affrontati attraverso la continua ricerca di una sorta di un punto di equilibrio dinamico. La partecipazione al progetto di ricerca fornisce quindi anche alla provincia degli strumenti scientifici per affrontare questa sfida e ci dà l'opportunità di confrontarci con altre pratiche, best practices, che ci sono in altre regioni dell'Europa.